Siamo partite bene, abbiamo subito fatto due gol, poi alla metà del secondo tempo abbiamo un po' calato e non eravamo un po' con la testa, però ci abbiamo creduto e alla fine l'abbiamo portata a casa. Stiamo lavorando bene agli allenamenti, adesso si stanno vedendo i risultati piano piano. Sì, siamo partiti un po' male con i due gol nei primi 5 minuti. Però nel primo tempo abbiamo ripreso la partita e l'abbiamo chiusa con un 2-2, quindi siamo tornati nello spogliatoio con più coraggio per affrontare il secondo tempo, però il secondo tempo non abbiamo fatto abbastanza, continuavamo ad attaccare, però loro hanno fatto un gol all'ultimo e hanno vinto. Quindi il campionato è ancora aperto, quindi se vinciamo una partita cominciamo a salire anche noi. Il Brixen sarà difficile, però questa settimana prepariamo bene la partita e vediamo come va. Ovviamente io sono contento del risultato, della vittoria che ci tiriamo fuori almeno momentaneamente da zone poco nobili di classifica. Eravamo partite benissimo, dopo 4 minuti eravamo in vantaggio 2-0 e lì forse un po' troppa di tranquillità, abbiamo pensato forse che era meno difficile del previsto e abbiamo mollato completamente. Infatti dal 20° del primo tempo in poi è venuto fuori solo il Padova, meritatamente ha trovato il 2-2, e poi nel secondo tempo era un terno agli 8, secondo me chi faceva gol vinceva. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di farlo noi proprio alla fine, quindi ci teniamo stretti 3 punti, prestazione a metà, però dai, siamo contenti. Abbiamo delle ragazze pronte, qualcuna anche che scalpitava per rientrare dopo un lungo infortunio, quello ci ha dato sicuramente un pochettino più di energia. Però insomma, io dico sempre che siamo in 21 in rosa, siamo tutte 21 utili, quindi anche chi è in panchina gioca la partita, quindi poi se entra deve darci una mano, e oggi ci ha dato assolutamente una mano a livello di freschezza, di voglia, di rapidità, quindi siamo venute fuori anche per questo alla fine. Ma diciamo che siamo partite un po' in crisi, il gruppo era un po' disunito, abbiamo parlato in spogliatoio, ci siamo dette che così non si poteva andare avanti, che dovevamo cambiare la cosa. Ci siamo unite e poi i risultati si sono visti in campo, giochiamo decisamente meglio e i punteggi arrivano, quindi bene così. Partite bene, abbiamo fatto 2 gol i primi 10 minuti, quarto d'ora, e poi abbiamo mollato la partita. È entrato in spogliatoio arrabbiato, ci ha detto che bisognava riprenderla come avevamo iniziato, e penso che così abbiamo fatto, ci abbiamo messo la grinta fino all'ultimo e abbiamo vinto la partita.